Intanto, buongiorno a tutti. Devo dire che oggi arrivare qui mi è sorto un nodo alla gola. Vedere quell'istituto chiuso mi ha messo non tristezza, rabbia. Rabbia perché hanno tolto una parte di polmoni ai nostri figli. Io sono la mamma di Anna, ma potrei essere la mamma di Francesca, di Giulia, di Alice, di Mario, di Giacomo, di qualsiasi altro ragazzo che è stato là dentro e che avrebbe avuto ancora la possibilità di entrare lì dentro. Chiudere l'istituto, dal mio punto di vista, è proprio aver tolto ossigeno ai nostri figli e questo, credetemi, fa rabbia. A casa mia non tornerà più Anna, non ci sarà più, nessuno potrà darmela, però solo sapere che questo istituto potrebbe riaprire per un qualsiasi motivo e aiutare ancora altri ragazzi sarebbe come riavere Anna a casa. E adesso vi presento Emma, mia figlia, che in due righe vi presenterà Anna. Voi la vedete in una foto, però con queste parole potrete conoscerla come la conoscevamo noi, come era lei quando era qui. Anna è un granello di sabbia e un sentiero di montagna. Anna è un fulmine rumoroso e un tramonto sereno. Anna è un pupazzo di neve e una domenica al mare. Anna è un gelato al fior di latte e una cioccolata calda. Anna è tiramisù rigorosamente coi pavesini. Anna è musica di pianoforte e rumore del mare. Anna è un puzzle e una canzone dei pinguini. Anna è cartoni animati e Netflix. Anna è testardaggine e musi lunghi. Anna è disordine che ha una sua logica. Anna è un gesto semplice e un po' impacciato. Anna è un abbraccio, uno sguardo buono e un sorriso. Anna è mancanza, ma è anche costanza. Anna è tante belle cose. Anna è con noi perché è un pezzetto di noi. Grazie, grazie mille. Beh, penso che non lasci indifferente sia la testimonianza della mamma sia della sorella, e ci ha fatto commuovere. D'altronde le lacrime sono una parte importante di Misurina. Non dico che parte del lago sia stato formato con le lacrime, ma tanti bambini hanno pianto in quell'istituto perché si sentivano di allontanarsi dai genitori. Non è stata mai una scelta semplice, Misurina. Per rimanerci, per starci, per essere accompagnati, i genitori piangevano mentre scendevano a valle, i ragazzi piangevano per una notte, per una sera, in istituto. Quindi anche queste lacrime non sono di vergogna, sono anzi parte di Misurina, sono parte del lago, parte di quello che siamo stati. E Anna ce l'ha rappresentate in maniera naturale.